Qui con il mio presidente, Giulio Paolo. Giulio, no, essere con te fino a sopra alla Basilica, al Santuario. Grazie per la... Figurati, non ti avrei mai abbandonato. Grazie per la tua disponibilità, per la tua compagnia. Assolutamente, per me è un onore. Ti posso dire una cosa, che sto bene, sto gestendo... No, è anche una giornata fresca, i battiti sono regolari, sì, è una... 140, 150. È una salita pedalabile. Mi sto gestendo perché purtroppo i chilometri sono tanti. Ricordiamo che dobbiamo fare 100 km al ritorno. Dobbiamo fare ancora 10 km di salita, al momento ne abbiamo fatto 3 o 4 e poi comunque 100 km. Sì. Sto cercando di gestirmi. Ma poi la bicicletta è intelligenza. E spero di fare tutto bene. Vabbè, per i nostri amici. I nostri amici stanno qui avanti. Va bene la competizione tra di loro. Va bene, sì. Non potevano testare la loro preparazione e il loro allenamento. Ma purtroppo loro sono più giovani. Sono più ragazzi. Presidente, parliamo chiaro, loro devono fare le gare, comunque. Queste sì, sono, loro hanno un obiettivo. Sono occasioni buone per confrontarsi. Per noi è solamente una questione di piacere. Sì. Facciamo passare la macchina. Allora, ci aspetta quella salita. La siete? Un pensiero per Taricone che è venuto in vacanza, la Sardegna. Come l'hai trovato? L'ho trovato abbastanza in luce. Ma sai una cosa? Io mi sento afflitto dalla Tariconite acuta. La rotta del virus da là. Tu sei stato contagiato? No, per il momento ancora no. Ah, vabbè. Non ci siamo ancora affiancati. Tarico, il presidente non si abbandona mai. Comunque, Taricone sicuramente in Sardegna si sarà allenato abbastanza. Chi ne sa vedere poco. Presidente, in fondo è un piacere nostro che Taricone sta... Il nostro piacere che Taricone sta in forma. È il nostro componente. È uno che fa le gare al circuito e quindi è uno dei nostri velocisti. Alla prossima. Sì. Deve ritornare ai vecchi splendori di una volta. Quest'anno si è fatto la preparazione, però la prossima. E noi gli auguriamo un buon 2015. Bocca al lupo. E poi è un ciclista muscolare. Sì, è tonico. Presidente, lasciami passare questo pensiero, penso che la sua forza è anche dovuta dalla sua fidanzata. Una bella coppia, i miei complimenti, sono una bella coppia, sia Monica che Taricone. Sì. Bella coppia, bella vacanza. Spero che i due saranno sempre insieme. Sì, ma io... E continueranno così. Sì. Ma si vedono che sono una coppia affiatata. Ciao Tarico, ti stimo. Ti stimiamo Tarico. Ciao Monica. Senti Presidente, le ragazze quando incominceranno gli allenamenti? Ragazzi, si devono ancora di nulla. Care signorine delle SD, presidente è riservo la creazione della squadra femminile, già ne abbiamo parlato tante volte. Basta una vostra volontà e la tenacia, come sempre, che non deve mai mancare nel raggiungimento degli obiettivi. Sempre permettendo alle proprie famiglie, che poi ci sono impegni familiari, ognuno di loro sono mamme, i figli, i propri mariti. Comunque, la costanza verrà premiata. Ciao a tutti. Vai Presidente, vai. Non mollare Presidente.